Cari amici di Black & White TV, anche oggi una nuova puntata. Siamo a Montagnana. Abbiamo già conosciuto Montagnana nel suo splendore, ma oggi siamo quasi vicini a Pasqua e non potevamo non fare insieme alla famiglia Zanarotti delle colombe davvero fantastiche. Siete curiosi? Beh, un giro per Montagnana e poi andiamo a cucinarle insieme a loro. A cucinare le colombe non potevo non fermarmi e camminare intorno a questo meraviglioso vallo che contorna le mura di Montagnana, un giardino davvero fantastico dove si svolge anche il palio, il famoso palio di Montagnana. Ora però faccio una bella passeggiata rigenerante e poi pronti per cucinare insieme. Sono in ritardo. Yeah, buongiorno. Ciao Marco. Buongiorno. Scusa. È due ore che ti aspetto. La sveglia, vado. È meglio. Scusa. Andrea, Marco, scusa, per farmi perdonare. Visto il ritardo, fai un po' da schiavo. Allora, quindi... io intanto per farmi perdonare, devo buttarlo giù, giusto? No, prima mettiamo l'olio. Metto l'olio, allora vai, metti una spellata, aiutami, perché io devo farmi perdonare del ritardo, Marco, scusami. Va bene. Ma ragazzi, oggi sapete cosa prepariamo? Delle buonissime colombe, proprio qua da Zanarotti. Siamo ancora da Marco e tutta la famiglia Zanarotti per preparare delle buonissime colombe, perché Marco, siamo vicini a Pasqua. Sì. E quindi io adesso prendo questo meraviglioso impasto che vedete anche voi, vado a scaraventarlo, gira, vado. Vai. Cosa dici? Guardate. No. Ti aiuto un attimo. Guardate, ragazzi, okay. Guardate che spettacolo che c'è qua. Allora Marco, parliamo di colombe. Sì. Impasto, lo vedete tutti, una meraviglia, c'è un profumo che da casa non possono neanche immaginare. Sì. Però parliamo delle colombe Zanarotti. Certo. E quindi parliamo di un prodotto pieno di tradizione, di storia e di qualità. Partiamo da tradizione. Perché tradizione? Perché la tradizione si mantiene con la ricerca di prodotti. Bravissimo. Nel tempo, quindi 100 anni di attività e 100 anni di ricerca del prodotto per mantenere una tradizione e una qualità oltretutto elevata. Infatti noi parlavamo prima e mi raccontavi un po' che la ricerca dei prodotti da sempre nei vostri prodotti che sfornate, anche nelle colombe, è una cosa molto importante. Certamente. Quindi lavorate con prodotti di una alta qualità, alta qualità, questa è una cosa importante, e nel corso degli anni avete sempre ricercato il top. E ovviamente top più top dà vita a un risultato che... colombe top. Ma perché io devo venire qua a prendere le colombe Zanarotti? Cioè, cosa hanno di diverso dalle altre? Le colombe Zanarotti, ripetiamo, bravo, cioè sono sinonimo di qualità e tradizione. Basta, abbiamo detto tutto, non vogliamo più ripetere, quindi no. Non vogliamo ripeterci. Non si può andare fuori da questi canoni. Non si può, l'hanno già visto l'altra volta con gli schizzotti, l'hanno visto l'altra volta con i prodotti, oggi vogliamo parlare, visto che siamo vicini a Pasqua. Quindi adesso ti interrompo un attimo, Zanarotti è proprio sinonimo di qualità e tradizione. Basta, non parliamo più, partiamo con andiamo, le colombe. Andiamo. Anche perché qua, se no, va. Via, scusa, andiamo avanti, dobbiamo, partiamo. Visto i tuoi ritardi. Raccontiamo a casa adesso come si formano le colombe, però prima io vorrei raccontare una cosa importante. Perché sì, noi vediamo le colombe belle confezionate, pronte da mangiare, buonissime. Però per piacere, quanto tempo ci vuole per fare una colomba fatta bene? Allora, queste, cioè le nostre, sì, e hanno una prelievitazione, praticamente facciamo un impasto madre, okay, di 18 ore. 18 ore di lievitazione, quindi abbiamo una giornata solo di lievitazione? Sì. Mamma mia, quindi non è che è pronta, confezionata, bella lì. No. E un'altra cosa che ti chiedo, io qua non vedo i canditi, giusto? Di solito le colombe ci sono, c'è chi mette i canditi. Sì, allora diciamo che la tradizione anche qua si è un po' evoluta, sì, perché una volta panettoni... Esatto. A Natale, colombe, a Pasqua e qualsiasi dolce prevedeva questo impasto aveva di base i canditi. Bravissimo. La scelta vostra? Adesso con le generazioni? Sì, infatti tanti ragazzi non amano i canditi. Non amano i canditi, per cui frequentemente si fanno senza canditi. E anche perché, se posso dire la mia, in questo caso qua si va a sentire il profumo perfetto nel palato di quello che è l'impasto. Bravissimo. E quindi uno che assaggia la vostra colomba sente veramente la qualità del prodotto finale dato da
prodotti, lungo tempo di lievitazione, lievito madre, eccetera. Quindi un'esplosione di tradizione e di sapori. Bravissimo. Andiamo avanti. D'accordo. Fammi vedere come si fa una colomba. Io ne formo una. Sì, e io provo e a fare l'altra. Dopo vai avanti tu. No, facciamo una cosa, vai avanti tu dopo. Sì, volentieri. Va bene? Volentieri. Vai avanti tu, io... Io ti osservo. Io vado a farmi un giretto. Ma volentieri, dai, vai a prendere un caffettino così intanto. Oh, perfetto. D'accordo, allora. Perfetto, allora facciamo. Prendiamo la banda. Prendo. Prendo una intanto. Prendine una. Una, eccola qua. La posiziono qua, Marco. Posiziono pronto. La lì. Benissimo. Allora, intanto, facciamo la parte centrale. Sì, perfetto. La parte centrale. Che è la parte più lunga, giusto? Che è la parte più lunga. Anche qua c'è un peso, perché ovviamente ogni colomba... Questa da quanto è? Qua da chilo? Adesso noi le facciamo tutte da chilo. Perfetto, da chilo. Per cui la parte centrale, che è un pezzo unico, viene fatta da mezzo chilo. Mezzo chilo di impasto per lungo. Per il lungo. Perfetto, adesso quindi vedete la precisione è fondamentale, ragazzi, nel mondo della panetteria. L'abbiamo visto anche l'altra volta, i pesi sono fondamentali, i tempi, le temperature danno un prodotto di qualità. Ecco qua Marco che ha fatto... Adesso abbiamo fatto il peso, sì. Lo formiamo un attimo, non okay. Serve dar forza, okay. Non serve, tanto da avere la forma. Perfetto. La prendiamo, la mettiamo nello stampo. Oh ragazzi, quindi siamo a 500, a ci 500. Manca... Le ali, 500 anche lì. Le ali, allora dobbiamo fare 2,50 e 2,50. Perfetto. Quanto dopo, una volta messa nello stampino, nello stampo, giusto? Lo sì. Chiamiamo così, quanto tempo le lasciamo in lievitazione? Avranno ancora sulle 4 o 5 ore. Oh, quindi quando vediamo che lo stampo sale, giusto, arriva quasi al limite, vuol dire che l'impasto ha un po' meno. Quasi al limite è sbagliato. Ok. Meglio sempre un po' prima, un po' più perché ho più cottura. Perfetto, avete capito? Quindi a casa, se volete provare a fare le colombe, avete capito che la lievitazione è fondamentale. Una volta messo nello stampino, non al limite, ma un po' più giù, pronto veramente per mettere. Guardate questo, 2,50, abbiamo fatto un'ala. Un'ala. Ma guardate la manualità, io non so se sarò così, ma ci proverò, Marco, te lo assicuro, Beh, e abbiamo io un'altra lo, ala. Lo spererei per te, insomma. Sì, insomma, spero anch'io, perché sennò faccio anche una figuraccia. Ma guardate che meraviglia. Ma ragazzi, non so se si vede le bolle d'aria che ci sono, Marco, il profumo che c'è. Ma guardate queste bolle d'aria. Ma cioè, veramente. Una volta pronta, la prendo in mano, guardate che meraviglia. La mettiamo sul carrello. Sul carrello e provo a farla io, vai, giusto? Vai, è tutta tua adesso. Allora, me ne prendo una, Marco, e vai. Vado. Vai. Allora Marco, io non ho fatto un lavoro bellissimo come il tuo, però sono abbastanza soddisfatto. Partiamo già da una buona base. Guardate qua, insomma non è spettacolare come quella di Marco, però sono sicuro che verrà un prodotto. No, veramente. Vado avanti, mi alleno e ne faccio ancora io. Vado, mi metto a lievitare e parto. Vai. Marco, io vado avanti, come sto andando? Beh, no, non c'è male. Non dai. C'è male, dai. Insomma, un po' di manualità, pian pianello la prendi. Esatto, quindi io intanto peso. Ma ascolta, vogliamo raccontare qualcos'altro di importante? Perché io so che c'è una famiglia qua che ci lavora insieme. Esatto. C'è una famiglia abbastanza, diciamo, grande. Grande. Grande, ma grande in generazioni. Ok. Come aveva detto, ti aveva spiegato mio papà... L'altra volta. Esatto. E qua praticamente a cominciare tutto quanto era stato il mio bisnonno. Mamma mia, quindi parliamo veramente... 4, 6, te sei la quarta... Io sono la quarta generazione. La quarta generazione, ragazzi, di panettieri. Cioè, immaginate quindi che storia porti avanti. È una storia grande. Anche perché, allora, finché vai avanti, esatto. Ti racconto un attimo. Praticamente il panificio originariamente non era in piazza Montagnana. Ok. Partiamo proprio dalle origini, eravamo a Borgo San Marco. A Borgo San Marco, quindi neanche nel centro di Montagnana? No. Ma no, dai. Eravamo nel centro di Borgo San Marco. Certo, certo. Centro di Borgo San Marco, dopo mio bisnonno e mio nonno hanno deciso di portarsi a Montagnana e a Montagnano hanno aperto il panificio vicino alle poste. Ma quindi tutta un'altra cosa, lontano da qua. Sì, e avevano anche la casa lì. Ok. E dopodiché effettivamente le cose evolvevano in maniera positiva, sì che hanno
detto perché non apriamo in centro? In centro. E via. E da qua? E sì che in centro. Quindi da quanto è che siete aperti in centro a Montagnana? In centro sarà, penso, mio papà ha 61 anni, adesso abbiamo detto tutto. Abbiamo detto che, ecco, non diciamo svegliamo per tutte le signore a casa, ok, ma quindi saranno? Quindi sarà 40 anni? Sì, anche 50. 50 anni di questo posto meraviglioso, panificio Zanarotti in centro a Montagnana. 100 anni di storia e di qualità, e oggi ve lo stiamo dimostrando per la seconda volta attraverso le colombe. Guardate qua, Marco mi ha insegnato a farle, non sarò mai all'altezza della famiglia Zanarotti, mi conviene portarla a casa già pronta dopo Marco cotta, perché ovviamente insomma me la gusto a casa, però guardate ragazzi la qualità, grazie al sacrificio, perché Marco è qua dalle 4 di stamattina. Sì, quando va bene. Quando va bene, se no anche prima. E quindi avete capito che è un lavoro fatto veramente di sacrificio. Sacrificio. Ma di soddisfazione. Ma di soddisfazione. Sì. Quindi grazie Marco. Io vado avanti però, vero? Perché tu, no, devo farmi perdonare per il ritardo. Vado avanti perché... Vado avanti, scusa Marco, vado avanti, vado avanti. Oh, sono in lievitazione, giusto? Sì, perfetto. Adesso? Adesso ti lascio con mia sorella, okay, che ti fa vedere un attimo le colombine di ricotta. Perfetto, quindi se raggiungo la Marta, sì, vado. Raggiungila, che grazie. A dopo è allora. Un'altra tradizione. Un'altra tradizione da raccontare. Vai. Vado, ciao sei Marco. Sempre in ritardo. Sempre scusa ancora. Sempre grazie in Marco. Ritardo. Guarda la Marta. Allora ragazzi, appena arriva la Marta, siamo pronti per fare un'altra Marta, scusa, ma da qua in alto, no? Ciao, siamo qua con la Marta, pronti per una nuova ricetta. Marco, mi ha detto, vai là perché prepariamo le... Colombine di ricotta. Colombine di ricotta, che raccontiamo un attimo già a casa. Sì. Sono completamente diverse dalla colomba che abbiamo visto prima. Esatto. Cosa cambia? Cambia il fatto che non è un lievitato come la colomba. Perfetto, non abbiamo 24 ore di lievitazione. No. Questo qua è dolce... non abbiamo lievitazione, esatto. Assolutamente. Dolce veloce, giusto? Dolce veloce. Adatto per delle buonissime colazioni. Quindi voi venite qua, vi comprate una bella colombina alla ricotta e a colazione la mattina, ciao. Ciao. Giusto. Gli ingredienti, elenchiamoli un attimo, Marta. Allora, farina, zucchero, un po' di lievito comunque. Perfetto. Per dolce ci va. E vaniglia, vanillina. Benissimo. E burro, uova e ricotta. Perché la ricotta in questo impasto? Perché la rende un po' leggera. Bravissima, quindi parliamo delicata. Di un esatto, un prodotto da colazione light, perché la ricotta esatto. Comunque alleggerisce tutto, ci dà quella consistenza anche tipica, morbida, buonissima, pronta per una buona colazione. Esattamente. Ma da quanto esiste questa ricetta qua rispetto alla colomba, che è un prodotto storico, giusto? Sì, sì, sì. Beh, è 10 anni questa più o meno. Questa qua è più giovane. Più sì, giovane. È una decina d'anni. Quindi diciamo è una linea che si è staccata dalla colomba lievitata per sì. Diventare qualcosa di tipico di lievitazione. Esatto, per dare una... idea diversa. Esatto. Partiamo con la ricetta? Vai. Marta, andiamo. Partiamo. Via. Marta, di mettere tutto in planetaria, piacerebbe dire il procedimento a casa di questa bellissima ricetta. Ok, allora, prima di tutto si mettono la farina, lo zucchero, il lievito e la vanillina. Perfetto. Insieme al burro. Benissimo. Si fa andare la planetaria, per cioè bisogna creare una cremina. Omogenea, benissimo. Esatto. Poi? Dopo aggiungiamo la ricotta. Perfetto. Non bisogna lavorarla tanto perché sennò si impacca. Si impacca, bravissimo, quindi diventa un impasto pesante. Esatto. E poi? E poi per ultime le uova. Perfetto, una volta messe le uova l'impasto diventa omogeneo. Omogeneo e... tiriamo su tutto e andiamo a metterlo all'interno di questi meravigliosi stampini. Quindi le colombine sono un po' più piccoline e qua sentiremo proprio il sapore della ricotta. Ricotta. Però direi partiamo con la ricetta. Andiamo. Facciamo vedere che meraviglia eccolo di impasto, qua. Bello cremoso, pronto. E adesso dobbiamo riempire i nostri stampini delle colombine. Che te prima mi hai fatto precedentemente imburrare. Quindi esatto. Sono ben imburrati per fare sì che poi ci stacchino. Sì. Come si riempiono? Facci vedere adesso, allora, no? Te faccio vedere uno sì, dopo e provo poi anch'io, anche te. Non sarò bravo come te, perché anche prima con Marco ho fatto il macello, però... Non importa, siamo neanch'io qua per imparare. Sono proprio... Beh, non ci credo, adesso vedete. Allora... Perfetto, spostiamo un attimo così vedono bene. Okay. Quindi hai preso un po' con un tarocco, ricordiamo esatto. A casa un tarocco. Volendo uno può anche utilizzare uno sacco a casa. Sì, però come... Meglio, esatto, te la misura, ragazzi, qua parliamo di esperienza. La misura già nel tarocco ce l'hai già. Sì, vedete? Esatto.
Prima hai fatto la parte centrale, giusto? Poi esatto. Hai messo la parte delle laterali. Ali. Ci manca un po' di pasto laterale. Non bisogna riempirla troppo perché sennò poi esce tutto... Ricordiamo che c'è anche il lievito, quindi gonfiano esatto, un po' in cottura. Gonfia. E qual è l'aspetto bello di questo risultato finale qua? Cosa percepiamo? Il sapore che percepiamo alla fine è quello della ricotta. Cioè, ingredienti di qualità e la ricotta è l'ingrediente fondamentale. Esatto. Provo a farne uno, Marta. Vai. Allora, hai detto... Provo di impasto. Dimmi se... Vado a mettere troppo, faccio cadere, giusto? Mi aiuto sempre con le mani. È un po' complicato per me. Ok, ok. È un po' poco. No. Schiacciala un po'. Schiaccio, oh, quindi posso proprio utilizzare, sì, perfetto. Un pochino, non troppo. Adesso le ali, giusto? Esatto. Ecco qua. Un po' troppo forse. Sì. Ne stacco via un po', giusto? Così. Sì. Ragazzi, voi pensate sia facile vedere così la Marta che faceva lei? Ha detto no, non sono brava, ma qua mi pare che invece. Quello non bravo. Anche perché si attacca tutto alle dita. Esatto. Un po'. Olla. Okay. Cosa dici? Va bene, dai. Può, sì, andare. Sì, può andare. Può andare. E allora ci siamo. E adesso però prima ti voglio fare una domanda, Marta. Dimmi. Da chi hai imparato a fare questi dolcetti buonissimi? Allora, ho imparato da mia mamma. Da tua mamma? Quindi vuol dire che è una ricetta che porti nel cuore perché ti ha proprio insegnato la mamma questa, giusto? Sì. 10 anni fa, quindi la mamma ti ha insegnato a preparare questi dolcetti. Sì, diciamo che la guardavo e guardandola e aiutandola ogni tanto. Come faranno loro da casa guardando, guardando imparerete, ma una cosa importante, dovete venire qua, Panificio Zanarotti, per assaggiare i prodotti. Andiamo in cottura, finiamo andiamo. Di riempire, andiamo. E vai. Sabrina, Andrea. Che sorpresa! Ciao! Come stai? Ho già capito, vedo ecco. Già dal tuo sguardo. Vieni qua, esatto. Sabrina, adesso dimmi su, ho già capito. Facciamolo Eccomi vedere qua. Anche a casa, perché, guarda, ecco qua, hai ragione. Eccola qua. Cosa volevi dirmi? Volevo dirti la differenza tra queste due colombe. Allora, questa l'ho fatta io e questa l'ha fatta Marco, giusto? Esatto. Ho sbagliato, perché cosa avevo? Le mani un po' troppo pesanti, un vero? Po' troppo pesante, con la manualità non ci siamo proprio non ancora. Ci siamo proprio, però io verrò qua a imparare, promesso. Bravissimo, bravissimo. Ragazzi, siamo qua con Sabrina. Sabrina, è un piacere. Chi è Sabrina? È la, la mamma. Mamma di Marco, di Marta. Carlo, di Marta. Certo. Insieme ad Andrea hanno insegnato le ricette che abbiamo visto fino adesso, giusto? Esatto. Cosa facciamo adesso, Sabrina? Adesso facciamo la glassatura delle colombe. Che è la parte fondamentale, giusto? Finale per queste colombe. È la chicca. È la chicca. È la chicca. 3 ingredienti vedo qua preparati. Bravissimo. Giusto? Granella di zucchero. Sì. La parte della glassa che ci dirai adesso di cosa è fatta. Ok. E delle mandorle delle da mettere mandorle. Sopra. Com'è fatta la glassa? La glassa è fatta con farina di mandorle, zucchero e albume d'uovo. Albume d'uovo, mescolati insieme, va messa sopra, sopra. E in cottura darà quella crosticina meravigliosa, tipica esatto. Delle colombe. Partiamo col glassaggio, fammene vedere una, dai! Allora, partiamo con la glassatura. Sì. Allora, con la glassa. Con la glassa. Siamo 2 mancini. Esatto. Te, quindi intanto. Adesso hai preso una parte con l'interrocco. Esatto. Bisogna essere si anche parte. Qua delicati, giusto? Molto delicati. Non bisogna schiacciare, quindi no. Sbaglierò anche qua, lo sai già, vero Sabrina? Con quella manona con pesante con questa manona qua che da cuoco, esatto. Da chef, pesantino. Poi abbiamo dopo la granina che va messa alla fine e le mandorline. Quindi guardate la manualità prima di la mandorla. Sabrina, quanti anni è che fai questo lavoro? 33 anni. 33 anni, ragazzi, quindi avete visto la mano, vabbè, non c'è paragone. Ma poi le donne sono già imbattibili di suo, giusto? Insomma, anche tutto. Se ci sono dei pasticceri uomini bravissimi, bisogna anche... Però dai, in tutto però la donna, dai, esatto. Quindi mandorle, granella di zucchero, guardate, e questa è pronta per essere poi infornata. Infornata. Io adesso provo a farne una... Fai la tua, sì. Quella bella. Provo, provo, ma ci provo. Guardate che risultato abbiamo ottenuto oggi, colomba al pistacchio, le colombine, la colomba classica tradizionale, le appoggiamo qua così possono godere di questa meraviglia che abbiamo preparato oggi, c'è un profumo nell'aria che è qualcosa di spettacolare, però noi adesso, Marco e Marta, oltre a ringraziarvi per essere ancora qui, quindi veramente grazie perché è stata una giornata meravigliosa, all'insegna di Pasqua, quindi buona Pasqua a tutti da, anche dal panificio Zanarotti, certo. Ma io dico, venite qua. Sì o no Marco? Beh, venite qua a comprare qua. Le colombe e le colombine venite, perché vi aspettiamo. Bravissimo, vi ne vale aspettiamo. Ne vale la pena perché qua c'è un profumo meraviglioso. E come... c'è veramente un profumo e meraviglioso. C'è veramente il profumo di pane e di tradizione, giusto? Buono. Soprattutto di tradizione. Fantastico. Marta e Marco, grazie davvero di cuore.
Noi, per chiudere tutto, se vi ricordate della prima volta, diciamo state con noi. Quindi al mio 3, 1, 2, 3, state con noi!